Qui siamo tutti pronti. Che ne dite se prima prendiamo un buon caffè? Sì, dai, ci vuole proprio. Con il caffè Borbone la pausa ha più gusto. Il vero caffè espresso napoletano. Per riprendere il lavoro con più vigore, rispettando anche la natura. Sapevo che fosse buono, ma perché rispetta la natura? Perché la cialda Borbone è compostabile. Da un lato ci permette di ottenere un caffè di qualità e dall'altro ci permette di tutelare l'ambiente, essendo realizzata di soli materiali organici. Poi, una volta utilizzata, la butti via nell'umido. Forza ragazzi, fate presto, arrivano Anna e lo chef. Tra poco andiamo in onda. Un attimo, facci godere appieno del caffè Borbone. Tieni, fai pace anche tu. Beh, al caffè Borbone non si può dire mai di no. Caffè Borbone, e rispetti la natura. Questo appuntamento è offerto da 80 anni al vostro servizio, c'è la nostra passione. Dispar, passione per i freschi. Buon minestrone, Orogel. Meraviglioso. Accademia Mugnano, cucina sano, cucina italiano. Vini di eccellenza delle cantine Paolo Leo, Salento in purezza. www.paololeo.it. Pasta integrale bio, Granoro, un'esperienza di benessere. Forte classico pane di semola. Leggero, fragrante e ha il colore del sole. So che è buono, perché lo faccio io. Da Nuova Arredo, il tasso zero vero continua fino al 30 novembre. Da Nuova Arredo, ci sono sempre buoni motivi per sentirsi a casa. Patate Coppola. Nella mia cucina, oggi con un po' di maniche a sbuffo, sono molto felice di presentarvi un nuovo chef ai miei fornelli, che sicuramente però già conoscerete perché lui ha ampiamente esperienze televisive, Carlo Papagni. Ciao, è vero? Ciao Anna, sì sì, abbiamo avuto un po' di esperienze in TV. Quindi sarai scioltissimo. Vediamo, vediamo. Beh, cosa c'è di meglio che stare ai miei fornelli? Niente. Ah, meno male. Mi piace perché sei subito pronto, allertato. Oggi ci proporrai due piatti. Cominciamo a dire quindi gli ingredienti nel nostro primo piatto. Sì, faremo delle trofie con una crema di parmigiano e dei funghi. Ok, diamo subito le quantità. Trofie con crema di parmigiano e funghi di bosco, ingredienti per 4 persone. 300 g di trofie, 300 g di panna fresca, 60 g di grano grattugiato, 200 g di funghi, 50 g di salsa di pomodoro, uno spicchio d'aglio, sale, pepe e olio Evo. A questo punto io direi subito di mettere in cottura la pasta, sì, che vado a prendere. Le trofie appunto abbiamo deciso di fare. Le trofie, sì, abbiamo l'acqua già in ebollizione. Perfetti. La saliamo. Ok. E diamo fondo alla pasta. Io butto, sì, giù la pasta. Intanto prepariamo il fondo per la cottura dei funghi. Visto che c'è l'aglio, i funghi, se gli ingredienti. Se vuoi i funghi me li pulisci, basta togliere il torsolo. Questo modo, guardate come, e poi qua come fa il nostro Carlo, e sfilettiamo così con le mani, e sfaldiamo, va bene? Perfetto, molto sottili, vai avanti. Ok, sottili sottili, sì. Quindi in padella andremo a fare un fondo di aglio e olio. Mi passi l'olio, Anna? Certo, volentieri. Ha capito subito, dico io ti posso dare una mano e subito mi comanda il nostro Carlo. Okay. Hai fatto benissimo. Intanto sfiletto i funghi, è sempre consigliabile farlo così con le mani, vero? Sì, sì. Meno sì. Contaminazione c'è con le forchette varie, è poi sempre meglio, così non lasciano. Facciamo gli anche la crema di parmigiano, quindi
Andiamo. Tozzolo via. A versare in padella. Sì. La panna. La facciamo restringere un po'. Ha direttamente la panna sì. sulla nostra padella preriscaldata. Mi sono tutta concentrata perché non sia mai, non voglio rovinare i funghi preziosissimi. Ok. In questa stagione sono molto protagonisti di tante ricette che sono deliziosi. Sono okay. sufficienti, va bene sì. così. Aspettiamo che la panna si restringe un attimo e poi gli verseremo il formaggio. Sì. Andremo a gustare con... aspettiamo ancora un attimo. Sì, sì, intanto te lo con preparo, un po' di pepe. E poi andremo ad unire i due intingoli, quindi la salsa di funghi e la crema. Ok, perfetto. Poi... d'accordo? Ok, possiamo togliere. Mi servirebbe la salsa di pomodorino, Anna? Vado nella ciliegino. Mia dispensa Nuova Arredo. Prendiamo un bel salsa di pomodorino ciliegino, che vado subito ad aprirti. Quindi abbiamo panna, abbiamo pomodoro. Perfetto. Funghi, il parmigiano quelle delle zone mie. Di dove sei, Anna? Io sono romagnola, non lo sapevi? No. Anche se poi diciamo più emiliano il parmigiano, reggiano lo dice la parola, insomma di Parma, Reggio Emilia, Modena. È un prodotto che utilizzo chiaramente moltissimo a casa e non quindi, solo, anche in giro. Vedi la panna si comincia a restringere. Sì. Quindi versiamo la grana. Diventerà una bella cremina, sì. chiaramente. Di diciamo che questa può essere definita anche una fonduta rapida. Eh sì. Ah, utilizziamo una piccola frusta per evitare che si formino grumi. Dei grumi. Ok. Intanto l'olio con l'aglio, l'aglio suda l'hai nell'olio. L'hai già messo l'aglio? Sì, ah, okay. Abbiamo già messo l'aglio. Che non avevo visto questo passaggio, ero concentrata attimo. Sui funghetti. Controlliamo sempre che la pasta... Siccome è la prima volta che tu vieni qua, voglio togliermi qualche curiosità. Tu come hai cominciato a cucinare? Quando è che ti è arrivata questo il fuoco sacro della cucina? Io diciamo che nel 1980 mi sono iscritto all'alberghiero a Bari. Dopo un'esperienza in alcune situazioni, panifici, molto, molto free. E là ho incontrato una persona a me molto cara ancora oggi, che praticamente mi ha trasmesso quello che può essere l'amore per la cucina. E qual è, se ti dovessi ricordare, il primo piatto tuo, personale, cioè firmato da te, che hai realizzato e che ti è piaciuto? E che poi hai portato avanti per tutta la tua carriera. Ci sono alcuni piatti che abbiamo studiato, strutturato, quindi sì. vanno ancora oggi sono molto attuali. E qual era? E, per esempio noi facciamo delle caramelle di branzino con un bianco di crostacei. Ah, ok. Facciamo cioè, quindi anche... c'è pasta ripiena con questo oppure... Cioè, una pasta ripiena con una farcitura di branzino con una salsa di crostacei. Poi facciamo anche dei piatti un attimino un po' più territoriali, per esempio sì. facciamo delle orecchiette di grano arso e con una melanzana croccante, pomodoro infornato e crema di ricotta, ah, buonissima. Bene. Allora dobbiamo farlo prima o poi, qua. Ci sarà, ci sarà occasione sicuramente. Sì. Quindi andiamo a rosolare i funghi. I funghi non hanno bisogno di cuocere troppo. Ok, infatti quello che volevo dire. Saliamo con pepiamo, pepe, sale. Sì. Sale, aspetta, te lo passo sì. giù le manine che io sono un po' scaramantica solo su questo, però sul sale sono una molto pignola. Immagino invece nella fretta nelle cucine così queste cose non c'è, a queste cose non ci si bada poi più di tanto. No, ci vero? Si bada, ci si bada. Sì, eh? Sì, 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 sì. Nonostante la fretta, la concentrazione così invece c'è sempre, vedi. Controlliamo che la pasta porti avanti con la cottura. Invece il pomodoro a che punto lo prima lo sfumiamo con il vino bianco. Sì. Anche se io sono un po' diciamo contrario qua, ecco a questo, perché
A me piace tantissimo, invece io tendo a sfumare quasi tutto col vino bianco. Ma ci dà un retrogusto dopo il vino bianco? Bisogna farlo evaporare bene bene, finché definitivamente rimane. non si sente più quell'odore. Rimane un po' di profumo. E perché profumo? Sei contrario? Perché ritengo che se il fungo è profumato, il fungo è verace, abbiamo necessità di avere quella sua profumazione intensa. Ah, okay. Come per esempio anche per i risotti, io sono un po', diciamo, contrario a sfumare col vino bianco. Mm-hmm. Il risotto mi sa che poi lo mantiene veramente il vino. Sì, no? Lo mantiene, sì, lo assorbe. Esatto. Poi diciamo, il risotto viene utilizzato proprio per questo. Certo. Anche perché, siccome è proprio a questo potere assorbente, abbiamo trattato il tartufo in questi giorni con un tuo collega e raccontava appunto anche una tecnica per mantenere fresco e buono il tartufo, metterlo dentro il riso, proprio perché è un conservante il riso l'umidità. Per il tartufo, la paglia, come la carta. Cosa hai portato? Vedo che ti sei portato l'orticello da casa. Qua molto carino, perché spesso gli chef portano i propri prodotti da casa. Questi sono dei germogli di piselli. Sì, anche questi utilizzati molto, decorativi, e sono molto moderni e sono anche ottimi per le insalate. Sì. Questo è uno di aglio. Sì. Questo è un crescione. E questo è una valeriana rossa. E quale di questi qua utilizzerai? Adesso poi usiamo questi, perché riportiamo l'aglio con lo stesso germoglio dell'aglio. Anche molto carini da vedere. Sì. Abbiamo già scelto i piatti dove impiattare? Il piatto poi? Sì, l'abbiamo scelto. Ok, lo vado a prendere. La mia dispensa nuova arredo. Oli! Tu l'avevi scelto, oggi ma c'è io la tendenza, non l'avevo ancora. C'è la tendenza di trovare piatti sostanzialmente larghi. Sì, ma dopo quando vai nei ristoranti, certe volte tutto questo piatto così enorme così, poi c'è spesso, capito, solo l'assaggino così, dice, beh, il resto dov'è? Per magari le diete. Non ci accontentiamo. Invece mettiamo un po' di più carino salsa. A questo punto mettiamo la salsa dopo che il vino è sfumato dai funghi. Non esageriamo. Quindi diciamo è rosé, non proprio, sì, non proprio rosso. Il bianco certe volte, diciamo, non viene accettato molto. Quindi anche perché nella cultura nostra una pasta bianca con la panna, con la bechamel, non è molto accettata secondo quello che è la cultura del territorio. Intanto sento cucina rapida. Il friccicolio dei nostri funghetti che si stanno stringendo nel loro sughetto rosé, che dico però adesso vedendolo dal colore ha anche un bel colorito, che comunque anche il fungo a sua volta tira fuori la sua acqua. Che con i colori del bosco, proprio, se vogliamo, no? Sì, vediamo come si restringe. Un po' la boscaiola si potrebbe definire, infatti. Sì, una tipo boscaiola rivisitata. Esatto. Qui questo è un fungo, diciamo, del territorio Puglia, un cartoncello. Sì, conosciamo e devo dire apprezzo molto. Ho imparato proprio a mangiarlo qua in zona. Lo si può fare in mille modi, da grigliato, crudo. Lo trovo anche molto più digeribile, insomma, rispetto al porcino, che invece è più impegnativo. Il cardoncello è molto leggero, si presta a tantissime ricette, devo dire. In tutte le preparazioni, addirittura facciamo anche dei dolci con il fungo. No, il dolce proprio non lo sapevo. Con i funghi facciamo anche dei dolci, facciamo delle panne cotte. Cuciniamo i funghi con lo zucchero e con uno sciroppo con zucchero. Che buono. Poi lì andiamo ad emulsionare e nell'interno uniamo un composto di panna cotta. Di questo proprio non me l'aspettavo. Ok. Carlo, a questo punto la nostra pasta è cotta e adesso la andiamo ad amalgamare con la salsa di funghi. Ok. Facciamo una bella spadellata. Questa riuscite a farla solo voi, non riesco mai perché, diciamo, le padelle sono sempre pesanti. Poi, come ti dicevo, è forse uno dei motivi perché gli uomini uniamo hanno ormai l'egemonia in cucina. La nostra fonduta a base di panna e parmigiano. Ci siamo quasi. Le nostre trofie con i cardoncelli sono belle che pronte. Anche questo è un piatto invernale, chiaramente. Invernale, sì. Bello ideale ricco, per una cena con amici. Da energia e anche veloce da realizzare, assolutamente. Se uno si fa appunto contemporaneamente
qua ci mettiamo un po' di formaggio sotto, così una evitiamo che, in funghi. Che il, i, le trofie poi scappano. Ok. Sì. Possiamo passare all'impiattamento. Ok. Tanto io ti avvicino. Il motivo decorativo che avevi scelto, che sono i germogli di aglio. Guarda quanto sono carini, eh? Sono preziosi. Poi io andrei con un filo di olio anche. Ok. Che sai che adesso c'è la, la molitura delle, delle olive, no? No, me lo stai dicendo tu. Questo lo ignoravo. Sì. Questo che riporta appunto il sapore, okay, con cui i funghi sono stati stati. E voilà, guardate che belle trofie. Pronto il primo piatto. Diamo gli ingredienti del nostro secondo piatto. Lingotto di tonno con carciofi marinati, frutta e verdura. Ingredienti per 4 persone. 500 g di tonno, 20 g di sale grosso, 20 g di zucchero di canna, buccia d'arancia, 2 carciofi freschi, 2 mandarini, un ananas, 2 ravanelli, 8 capperi in fiore, sale, pepe e olio extravergine di oliva. Caro il mio Carlo, tu mi hai detto che non utilizzeremo antipasto freddo, e consiste in un tonno marinato con sale, zucchero e bucce di agrumi. Quindi vogliamo cominciare a metterlo subito con il tonno. E facci anche vedere come va tagliato. Va tagliato adesso? Adesso questo o noi lo lasciamo, dopo? Lo lasciamo per intero. Lo lasciamo per intero e mettiamo il sale. Sale grosso, grosso, come abbiamo detto anche gli ingredienti, però insomma seguiamo bene qua abbiamo i passaggi. Una zucchero proporzione di canna precisa, sì. Perfetto. Poi abbiamo il limone e l'arancia. Non trattato con l'edibile, mi raccomando, questo lo diciamo sempre, è una bella arancia. Devo dire, questa è anche una tendenza, quella appunto di mettere... Sì. Questi agrumi nel tonno che gli conferiscono poi freschezza. Certo. E poi insomma sono sempre, come dico, sono salutari, pieni di vitamine, il che non guasta. Tutto così a secco, insomma, tutto a mettiamo. Secco. Quindi il tonno poi viene ripassato in modo tale che la marinatura cominci il suo processo. E per averlo al meglio, quanto tempo diciamo consigli di tenerlo in marinatura? In questo caso, se abbiamo un pezzo di questa dimensione, anche 2 ore vanno bene, perché non deve essere troppo cotto. Fuori frigo, poi immagino. No, è in frigo. In frigo, anche coperto, per 2 ore. Ah, ok. Coperto. Con della... Con una carta assorbente e basta. Ah, ok, ok. Paio d'ore. Nel frattempo ci prepariamo la frutta e la verdura da poter accompagnare poi questo tonno. Sì, con cosa vuoi cominciare? Quindi cominciamo con i carciofi. I carciofi. Perfetto. Voilà. Con... tanto magari io dobbiamo spremere il succo di un limone, che faremo una citronette. Ok. Che serve poi anche per non ossidare i carciofi, chiaramente. Certamente. Con che velocità hai fatto, Speedy Gonzales. Vedi cosa che... Questo va aperto come un fiore. I carciofi come li tagliamo? Li mettiamo subito. Se dobbiamo lavorarli subito, come nel caso nostro, non necessita, non è necessario, esatto, fare una soluzione di acqua, farina ed eccetera eccetera. Se invece dobbiamo tenerli eccetera eccetera, mi piace, io pensavo solo acqua e limone. No, che fosse la soluzione può perché essere anche acqua, la farina perché ce li lascia bianchi. Ok, tolgo anch'io. Io sto imparando a farlo adesso, perché questo qui è un lavoro che sinceramente faccio fare dove li vado a comprare per facilitarmi e velocizzarmi tutti i passaggi. Quindi dove sei andato, Carlo? Mentre tu stai in cerca di qualcosa, la troveremo sicuramente, sì, durante sicuro, questa sicuro piccola pausa pubblicitaria. E come dico sempre, se vi va, tornate qua.